al mio interlocutore, la mia Il mio nome è Giuseppe Bombaci e sono il nuovo presidente dell'associazione Ciao. Presidente dell'associazione Ciao Onlus. Vuol dire? Centro interdisciplinare di ascolto oncologico. Me lo ripete? Centro interdisciplinare di ascolto oncologico. Ascolto oncologico, sì. Oncologico. Sarebbe a dire praticamente? Praticamente noi ci occupiamo di tutto quello che riguarda l'oncologia dal punto di vista dei malati fra virgolette terminali. Ci occupiamo sia della prevenzione che dell'assistenza delle persone affette da malattie oncologiche. In questo caso noi parliamo della prevenzione per quanto riguarda tutti i vari test, i pap test, le visite senologiche, analisi dermatologica, insomma tutto quello che è la parte principale, che è quella della prevenzione, che da questo punto di vista dovrebbe essere un discorso più culturale che ristretto a un discorso di laboratorio. Cioè, se noi diamo l'idea che tutte le persone, un bacino di utenza più grande possibile, si abitui a fare queste analisi o quantomeno a fare prevenzione invece di aspettare a fatto compiuto, sarebbe meglio. Perché la prevenzione ha successo solo se c'è una grande fetta di persone che la fa, se sono soltanto poche persone a fare prevenzione alla fine. 5 anni dietro è nato. L'idea è venuta al dottore Muruzzi. Non soltanto a lui, ma sostanzialmente il nostro padre spirituale, chiamiamolo così, è il dottore Muruzzi. Con i proventi delle donazioni, per esempio, si acquistano macchinari, si affrontano le spese ordinarie, si affronta tutta la ristrutturazione, insomma tutto quello che serve, il necessario che serve per il quotidiano, comunque sia per la struttura, viene affrontato così, perché noi non prendiamo nulla dal... Quindi è un'associazione? Onlus, sì. Ha un presidente? Sì. Un consiglio di amministrazione? Abbiamo un consiglio direttivo. Consiglio direttivo, sì. E i nomi? Allora, io sono il presidente, sono io, Bombaci Giuseppe è il presidente, poi abbiamo Aurelio Saraceno che è il vicepresidente. Aurelio Saraceno. Chi? Aurelio Saraceno. Saraceno? Saraceno, sì. Poi abbiamo il dottore Moruzzi che è responsabile sanitario e come direttivo poi abbiamo Marco Farina. Chi? Marco Farina che è il nostro... Marco? Farina. Farina. Farina, sì, che è il nostro dermatologo ed è anche responsabile degli ambulatori. Il vostro? Responsabile degli ambulatori. Ah, dell'ambulatorio. Sì. Poi abbiamo la tesoriera che è Gisella Fazio. La tesoriera, Gisella Fazio. Mirella? Gisella. Gisella? Fazio, è la nostra tesoriera, sì. E credo che come direttiva poi abbiamo la responsabile della segreteria che è Rosanna D'Amico e la responsabile... del domicilio che è Rosaria. Che strutture avete? Che senso? Dal punto di vista strumentistico? Abbiamo la possibilità di fare pap test, di fare visita dermatologica. Di fare? Pap test, visita dermatologica, pap test, visita dermatologica. Crescere, partire dal basso. Vedere come funziona la situazione dal numero di dal tesseramento fino ad arrivare alla gestione della presidenza, che poi è quella in cui vedo la dedizione delle persone, dei volontari che spendono tempo, ore, giornate intere anche al di fuori dell'orario, cioè danno l'anima delle poche, per aiutare le persone. Realtà ci sono a Siracusa, perché comunque associazioni che trattano si occupano tanto la struttura in quanto sono le persone dentro la struttura che fanno la differenza. Loro quelli che danno anima e corpo, quelli che si dedicano veramente molto più di me anche da questo punto di vista. Quella che qualifica una struttura sono le persone all'interno, sono coloro che vi agiscono dentro, cioè ci sono i responsabili, ma anche le volontarie. Per esempio la signora che è venuta prima, la signora Conforto, Marina Conforto, lei è la nostra presidente dei volontari, è lei che poi insieme, ma c'è anche sì, abbiamo la presidenza, il settore insieme per Ciao, che sono quelli che danno fra virgolette i volontari. Sì, e c'hanno un punto, è il nostro punto di riferimento, un punto di riferimento si chiama questa Marina Conforto. Marina, faccio dire il nome del mio interlocutore, interlocutrice, prima di iniziare. Ok, io sono Monica Borgia, sono fisioterapista da appena 22 anni. Da appena 22 anni? Sì, così, alle prime armi. Come mai in questa struttura che per la prima volta io conosco e ammiro e ammirerò per sempre?
Io sono in questa struttura perché ho avuto problemi personali che mi hanno coinvolto e ho potuto apprezzare il lavoro dei medici, degli infermieri, degli OSS, insomma di tutti gli operatori che fanno parte della CHAO. E mi sono appassionata e sono entrata anch'io a far parte di questo mondo di, se vogliamo, anche di volontariato. È un mondo, una realtà che dovremmo tutti imparare a conoscere, apprezzare e affrontare. Come l'ha conosciuta? Gliel'ho detto, ho conosciuto questa associazione perché mia madre aveva un problema, un tumore, e si era rivolta al dottore Muruzzi e da lì insomma abbiamo avviato poi le pratiche perché peggiorando la situazione è chiaro che è stata assistita amorevolmente da tutti. Consiglio per il miglioramento già così grande, così importante dell'associazione, della struttura? Un consiglio, guardi, secondo me intanto la cosa bella di questa struttura è che tutti siamo come dire orientati a fare un unico lavoro che è nel bene del paziente e quindi è soddisfatta pienamente di come la trova. Non troverebbe uno spunto per dire miglioriamo in questo? No, probabilmente se magari qualcuno potesse darci aiuto come fondi per ampliare, che le posso dire? Un esempio banale, un'ulteriore auto. Io vedo che qui c'è scritto donazione fondo sociale. Eh già. E quindi se ci fosse qualche altra anima buona. Potrebbe che si compenetrasse dell'importanza della struttura e le desse una mano, non farebbe male. Esattamente.